Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei mostrarvi le creazioni che ho fatto nell'ultimo periodo, sperando che vi possano piacere. Allora, la prima creazione che vi mostro è questa qui ed è una dollina della collezione Flower Dress. Infatti ha un vestito che ricorda un pochino un fiore. Il vestito è viola con tutti questi strass dorati delle microsfere viola più scuro e devo dire che è la prima volta che faccio una dollina così tanto piccola perché come potete vedere è veramente molto molto piccola, sarà tipo 3 centimetri in totale. È montata su questo, è creata su questo cameo bronzo rotondo e poi l'ho montata su catena corta perché appunto il ciondolo essendo così piccolo comunque sta bene anche su catenina corta. La seconda creazione che vi mostro è questa qua, sempre una dollina della collezione di quella precedente, con il vestito che ricorda un insieme di petali di viola che sono stati fatti con la tecnica che utilizzo per fare proprio le viole e di cui ho fatto un tutorial che vi lascerò giù nell'info box. Questa volta la dollina è un pochino più grande, ho usato un cameo argento e l'ho montata su una collana lunga. E ho aggiunto queste perle qui, un fiore viola in plastica che presi da Tiger un po' di tempo fa e una goccia in vetro sfaccettata trasparente. Altre due creazioni sempre a tema flower sono queste qua e sono due ballerine in pose differenti, una blu e una rosa. Queste qua sono state create entrambe sullo stesso cameo argentato e montate su collana lunga, anche questa argentata, con queste perle qui. Quella blu ha una perla blu tendente al grigio e un cipollotto in vetro sempre blu incastonato in questo connettore di acciaio di metallo, mentre questa qua ha un fiore fucsia in plastica preso da Tiger e una perlina rosa antico. Ed è questo qua il risultato. Poi mi è stata commissionata questa collana qui che feci già un po' di tempo fa ed è il lupo con la luna piena dietro e di questa ne devo fare ancora una, quindi volevo chiedervi se vi può interessare un creiamo insieme in cui vi mostro come realizzo questo lupo. Fatemelo sapere giù nei commenti in modo che il prossimo possa farlo con voi oppure no, insomma. E l'ho montata su semplice collana pallini. Ho poi realizzato questo Totoro qui, un portachiavi che realizzai già tantissimo tempo fa e che mi hanno richiesto, ed è appunto Totoro con questi tre nerini del buio qui, ed è molto carino come portachiavi. Gli ultimi tre charm che vi mostro sono dei charm per agenda perché appunto ho iniziato a concentrarmi anche, a dedicarmi anche alle decorazioni delle agende. Quindi il primo charm che vi mostro è questo, è un flamingo, è il flamingo che abbiamo creato insieme nel video Creiamo Insieme ed è di cui vi lascio anche di questo il link giù nell'info box. L'ho poi montato su questa catena con l'aggiunta di perline, fiocchetti, eccetera. Questo è il risultato finale. A tema natalizio ho anche realizzato questo charm qui, sempre per agenda o per borsa, perché questa volta il moschettone è più grande e ha questa dollina natalizia. Ho cambiato lo stile delle dolline in questa qua e devo dire che mi piace molto di più rispetto alle altre. Quindi credo che continuerò con questo stile. Voi fatemi sapere quale vi piace di più. E questa dollina qui è appunto una dollina natalizia con il berrettino a forma di renna, un pupazzetto di renna in mano e poi ho aggiunto queste perle, questi charm per, non so, riempire un po' il pendente, ecco. L'ultimo charm che vi mostro per agenda è questo qui, sempre a tema natalizio, con questa renna, molto carino devo dire, mi piace tantissimo come è venuta. Ho montato il tutto sempre su collana lunga con aggiunta di perline sfaccettate, un charmino con scritto Made with Love, eccetera, che ricordino un pochino i colori della renna. E questo è il risultato. Io lo adoro, infatti ho deciso di utilizzarlo per la mia agenda.
e nulla, fatemi sapere se anche a voi piace. Queste sono tutte le creazioni che ho fatto in questo periodo, fatemi sapere se vi piacciono, se vi può interessare un creiamo insieme sul lupo. Il prossimo Charms Update molto probabilmente si concentrerà soprattutto su decorazioni delle agende a tema natalizio, perché ne sto realizzando un po'. Ovviamente ogni creazione che vi mostro è riproducibile, alcune di queste creazioni sono ancora disponibili sul mio Etsy shop, quindi andate a vedere. In qualsiasi caso potete contattarmi su Facebook, su Etsy, di cui vi lascio tutti i link giù nell'info box. Io con questo ho terminato, spero che le creazioni vi siano piaciute, lasciatemi le vostre opinioni giù nei commenti e nulla, al prossimo video. Ciao!